Avanza la Vigor, Marchetti scavalca il centrocampo, il traversone di Marchetti verso Mancoso, la palla è corta, ancora Mangiapane che appoggia a sinistra per Matteo Mancoso in posizione regolare, uno contro uno di Mancoso, la palla sul sinistro, mette dentro, sul primo palo stava arrivando Lattanzio, anticipato con la punta del piede, protesta Sansone, protesta, no, chiedo scusa, il numero 5 Esposito, proprio sul primo palo nel cuore dell'area piccola è stato anticipato Lattanzio di un soffio, Igor Lamezia che prova a farsi minaccioso sotto porta, ancora non abbiamo tirato nel set difeso da Pettinari, traversone, la palla finisce fuori, prova la rimessa dal fondo, la palla scivola a centrocampo, poi Marchetti alza questo altissimo campanile nel cuore di centrocampo, De Luca fa fallo secondo l'arbitro, non l'ha fatto saltare a Marinucci Palermo, mentre la gradinata oggi è a un bello colpo d'occhio, almeno dalla parte centrale verso sinistra. Attacca adesso Moxedano, il colpo di tacco sbagliato, c'è Giuffrida, la palla allontanata da Cerchia verso De Luca, anticipato ancora dal numero 5 Esposito, c'è un fallo, dice il primo assistente, c'è un'irregolarità di Riccardo Lattanzio su Polverino, c'è il pressing di Mangiapane, la palla a Caro Tenuto, attenzione, c'è il pressing di Mancoso, buona, Palombo è stato toccato da Bonasia, l'arbitro concede il calcio di punizione. Sulla palla Moxedano, viene invitato dall'arbitro ad andare più dietro, un po' fiscale Fanton, calcio di punizione, il sinistro di Fanton verso la porta di Forte, attenzione, voleva sorprendere a Forte, fuori dallo specchio della porta, bisogna stare attenti, il rilancio di Forte.